Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Al Nereo Rocco di Trieste di fronte Triestina Empoli per la 25esima giornata di Serie B-Win. Nella squadra di casa, reduce da tre pareggi consecutivi, Salvoni recupera Cottafave e Longhi e schiera Marchi a fianco di Testini. Nell'Empoli Fabrini in panchina, la squadra di Alfredo Aglietti cerca quella vittoria che manca dal 2 ottobre in trasferta e presenta Saponara e Forestieri dietro Coralli. Arbitra il signor Baratta di Salerno. Subito la Triestina si fa vedere in attacco con un'azione dal limite, la conclusione con il tiro di Miramontes a terra, blocca senza problemi Andanovic. Il portiere dell'Empoli è pronto a giocare il pallone subito in avanti e c'è ancora un'azione un minuto dopo da parte della Triestina, questa volta Marchi, provarci dal limite, insidioso. Per poco il tiro di Marchi non supera Andanovic. Si vede anche l'Empoli, questa azione sulla sinistra con Forestieri, bella triangolazione con Coralli, ancora Forestieri, il tiro però è centrale, non ha problemi. Colombo. Attacco della Triestina, sulla sinistra fa tutto Marchi, poi mette al centro, blocca a terra il portiere dell'Empoli, Andanovic. E c'è questo bellissimo lancio di Antonelli per Testini, il quale si gira, diagonale, blocca a terra senza problemi ancora una volta, Andanovic, partita comunque divertente. Ma vediamo questa azione molto pericolosa da parte dell'Empoli, tanto che porterà alla gol, Saponara che se ne va, si invola, mette al centro per Coralli, che sblocca il risultato al 23esimo, portando in vantaggio la squadra toscana tra le proteste della Triestina. Vediamo Saponara per Coralli che mette a segno il gol del vantaggio, un'azione che però è iniziata con questo scontro duro tra i giocatori dell'Empoli, Mori e Musacci. Rimangono a terra, va in contropiede dell'Empoli che non si ferma, la Triestina tergiversa e poi il tecnico Salvoni protesta molto, tanto che viene espulso in questa occasione. Vediamo Mori che viene medicato dai sanitari della formazione toscana. Reagisce subito la Triestina con Antonelli che trova il gol del pareggio al 35esimo. 1-1 quindi tra Triestina e Empoli. Rivediamo l'azione dell'Empoli, dalla sinistra c'è questa torre di testa di Testini, il velo di Marchi, l'inserimento di Antonelli che non perdona battendo Andanovic per l'1-1. Finisce il primo tempo con questo errore difensivo di Longhi che per poco non innesta Coralli, chiuso dall'uscita provvidenziale di Colombo. Si parte nella ripresa, non succede praticamente nulla quasi per un quarto d'ora, poi c'è questo tiro cross di Longhi dalla sinistra e palla che per poco non si insacca alle spalle del portiere dell'Empoli. Impoli che si fa vedere sul fronte opposto con Coralli che scatta sul filo del fuorigioco, il suo diagonale va a terminare a lato dal palo della porta di Colombo. Tocca alla Triestina a farsi pericolosa, questa volta sulla sinistra, sul cross di Pariti. C'è il bello stacco di testa da parte di Marchi e salva provvidenzialmente Stovini, come vediamo nel replay, il difensore dell'Empoli. A porta praticamente sguarnita con il portiere battuto, riesce in questo salvataggio importante. Sul fronte opposto però c'è questo gol da parte di Coralli. Rivedremo l'azione, il bomber principe dell'Empoli con Valdifiori che mette in mezzo, la deviazione di testa di Coralli che mette alle spalle del portiere della Triestina per il 2-1. 15esimo gol di Coralli, il capocannoniere del campionato insieme a Succi. Sul fronte opposto la reazione della Rocca al volo, palla che va a terminare di un soffio alato, s'arrabbia Coralli con i difensori della propria squadra, ma finisce qui la gara con la vittoria per 2-1 dell'Empoli che si avvicina alla zona playoff, mentre la Triestina scivola all'ultimo posto raggiunta dalla Frosinone.